Ciao ragazzi, ben ritrovati l'Andrelink e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di Yo-Kai Watch 4 e di una sua possibile release anche in Occidente. È da un qualche giorno che ci sto pensando ormai e ho deciso di raccogliere quante più informazioni possibili per poi realizzare questo video. E ho trovato informazioni che non mi aspettavo assolutamente, ma ho scandagliato per benino il web e ho confermato le fonti. Però perché ho deciso di fare questo video? Prima di prendermi appunto una pausa per agosto, durante le live mi chiedevate spesso quando sarebbe uscito Yo-Kai Watch 4 in Italia. La mia risposta era sempre: non si sa, non si hanno notizie e non sappiamo se mai uscirà in Europa o in America per quel che conta. Molti hanno attribuito la mancanza del nuovo titolo alla chiusura di Level 5 Abbey in America, la filiale americana di Level 5, ma fra poco vi spiegherò perché quella filiale non conta nulla. Ad ogni modo, prima di immergermi a fondo nell'argomento, un minutino di numero per parlarvi di Nazume Eleven Heroes Great Road e quando potrebbe uscire. Secondo la mia opinione, il gioco uscirà nel 2022. Akihiro Hino ha dato una finestra di lancio durante aprile che è tra il 2021 e il 2023, quindi vuol dire che potrebbe uscire anche il 31 dicembre 2023, per quel che vale. Però perché secondo me uscirà nel 2022? Analizziamo qualche dato di fatto. Il gioco deve uscire per Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS e Android. Per PlayStation 4 è un po' un problema, già che in Europa e in America Inazuma Eleven è un prodotto di nicchia e in Giappone se la sta passando malissimo in questo periodo. Quindi far uscire un gioco su una console che in Giappone non viene più prodotta dal 2020. La messa in commercio in Giappone è finita nel 2020 e per quanto riguarda la produzione di videogiochi nel 2023 si interromperà anche quella. Quindi mi sembra stupido far uscire un gioco a fine ciclo di produzione per PlayStation 4 piuttosto che farlo uscire un anno prima e guadagnarsi una piccola porzione di pubblico. Va bene che c'è il discorso retrocompatibilità, ma uno che nel 2023 vede scritto PS4 su un videogioco non si sta a chiedere: sarà retrocompatibile con la mia PlayStation 5? Non lo compra direttamente, magari. È anche vero però che Level 5 potrebbe far uscire il gioco per PlayStation 5 senza alcuna miglioria e restare comunque nella finestra di lancio. Nulla toglie che però potrebbero comunque progettarlo per PlayStation 5, ma ciò farebbe slittare ulteriormente la data di lancio. Oppure io non capisco nulla di marketing e quindi do la mia opinione da ignorante. Vedremo a tempo debito, però per me il 2022 sarà l'anno in cui tornerà Inazuma Eleven. Andiamo però ora avanti con Yo-Kai Watch 4. È risaputo che Level 5 impiega sempre degli anni per far sì che i suoi titoli di maggior successo, come Inazuma Eleven e Yo-Kai Watch in questo caso, impieghino anni per uscire dal paese d'origine e arrivare sugli scaffali europei e americani. In particolare in Italia ci sono sempre voluti 3 anni, tranne la rarissima eccezione di Yo-Kai Watch 3 e il professor Layton, che è uscito comunque sia sempre o lo stesso anno o un anno dopo la messa in commercio in Giappone, dato che il team di traduzione era diverso da quello per Yo-Kai Watch e Inazuma Eleven. Team di traduzione che ha lavorato anche a Snack World e Hitman 3. E l'ultimo team di traduzione che ha lavorato a Yo-Kai Watch 3 è il team di Level 5 Abbey. Infatti, Snack World e Hitman 3 sono stati prodotti da un altro team che non ha nulla a che fare con la filiale di Level 5 in America. Ma bisogna anche tener conto delle parole che ha detto Akihiro Hino al TGS Tokyo Game Show del 2019. Nintendo Everything riporta che Akihiro Hino ha detto: "Una delle mie intenzioni è di portare Yo-Kai Watch 4 anche in Occidente." E vediamo che si stanno mettendo in moto dopo la piaga del Covid queste sue intenzioni, piaga che ha messo in ginocchio il Giappone a livello lavorativo. E vediamo che ultimamente, con il 2021, le cose stanno un po' migliorando.
Ad esempio, è stato annunciato tramite anche una pubblicità Yo-Kai Watch 4 in onda nelle Filippine, la serie animata. Serie animata che purtroppo non è stata propriamente brillante dal punto di vista di appeal dei personaggi e per il periodo di messa in onda tra il 2018 e il 2019, data tra l'altro che non è coincisa con l'uscita di Yo-Kai Watch 4 per Nintendo Switch. Cosa che ha fatto affossare ancora di più le vendite del gioco. Sono state vendute pochissime migliaia di copie, una cosa che non credo Level 5 si aspettasse. Purtroppo in Giappone va così. Se non hai un anime a tirare un videogioco, stai pur certo che non lo comprerà nessuno, tranne quelle serie che hanno una fama ormai decennale. Però ragazzi, ci sono anche altri dati che fanno presupporre una localizzazione di Yo-Kai Watch 4. Oltre all'uscita della serie animata nelle Filippine, il team di Snack World e Hitman 3 sta reclutando, ha iniziato già a reclutare personale per la traduzione di un gioco Level 5. Ok che Level 5 sta per far uscire Megaton Musashi, però c'è anche Yo-Kai Watch 1 per Nintendo Switch. E sempre Yo-Kai Watch 1 per smartphone. Gioco che in 3 soli giorni ha realizzato 90 milioni di yen di incassi. Vi rendete conto quanto va forte il mobile? Pensate ora, se Yo-Kai Watch 1 uscisse su mobile in Italia, quanto incasserebbe? Sicuramente non 90 milioni di yen, forse neanche la metà. Incasserebbe comunque poco. Ho letto delle recensioni su giochi che costavano 5 euro da far accapponare la pelle. Comunque sia, il team di traduzione che sta avendo tra le mani questo nuovo titolo Level 5 potrebbe essere Yo-Kai Watch 1, smartphone o Switch. Peggio di tutti Megaton Musashi, perché è un gioco con i robot che non se lo caga nessuno in Europa. Oppure. Davvero, stiamo per avere Yo-Kai Watch 4 tra le mani. E spero che sia Yo-Kai Watch 4. E non dico ora che esca, ma sarebbe carino averlo. Ad ogni modo, ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate. Siamo davvero vicini a una release per Yo-Kai Watch 4? Oppure questo generico gioco di Level 5 in traduzione è Yo-Kai Watch 1 per telefono, per Switch o Megaton Musashi? Ad ogni modo, le fonti che ho citato nel video prendetele con le dovute pinze, mi raccomando. Non sono rumor, ma sempre meglio essere cauti. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione trovate sempre il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.